Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Ho visto recentemente un video sul canale di Miss Fiction Books, video che vi linkerò qui sotto, che mi ha, oltre che divertita, ispirata decisamente a girare la mia versione dello stesso video, che credo si intitolasse, nel mio caso si intitolerà di sicuro Lo scaffale della vergogna, credo che anche il suo si intitolasse così. Lo scaffale della vergogna è quello scaffale virtuale, perché magari non ce l'abbiamo necessariamente in forma di scaffale, ma sparsi qui e là. Uno scaffale popolato di quei titoli che da anni, nel mio caso molti anni, ci ripromettiamo di leggere prima o poi, ma che per un motivo o per l'altro restano lì. E io ci tengo a dire che tutti i libri che citerò oggi e che ho ordinato per livello di vergogna, cioè dal livello veramente massimo a una cosa, insomma, quasi accettabile. Nel caso di tutti questi libri, io sono oggettivamente curiosissima e molto convinta che possano essere delle letture che mi piaceranno, che mi arricchiranno e quant'altro. Però, per un motivo o per l'altro, vuoi perché sono stata presa da altre cose, da altre letture, vuoi perché mi sono stati regalati in un periodo della mia vita in cui magari non leggevo tantissimo e quindi quello sarà un caso specifico. Quindi non ci sono subito, insomma, subito, non ci sono arrivata. Insomma, per un motivo o per l'altro, non sono libri che non mi piacciono o che non sia entusiasta all'idea di leggere. Sono proprio libri che, poveretti, per un motivo o per l'altro, non è ancora arrivato il loro turno. Io me li immagino virtualmente in questa sala d'attesa che è il mio cervello, con un numerino in mano che, come Beetlejuice, c'è una scena di Beetlejuice che mi fa pensare che c'è il numerino lunghissimo. Anche a questi libri è capitato un numero lunghissimo e ancora non è il loro momento. Però, mi riprometto con l'occasione di questo video, così coprendomi di vergogna davanti a tutti, di inserirli nelle TBR dei prossimi mesi e dare loro la possibilità che non hanno mai avuto. Quindi cominciamo veramente dal livello di vergogna più alto di tutti e qui veramente mi piange il cuore. Cominciamo da L'arpa di Davita di Chaim Potok. Questo libro io so quando mi è stato regalato perché ha una dedica davanti ed è anche una dedica bellissima. Mi è stato regalato nel 2003. Però, a mia discolpa, c'è da dire che questo libro per 10 anni è rimasto in qualche angolo a casa dei miei genitori e io non l'ho più visto, non ci ho più pensato e mi dispiace, ma io me l'ero dimenticato di averlo. E ve lo dico veramente con rammarico perché mi dispiace e perché in questa fase della mia vita per me i libri che mi vengono regalati sono dei doni preziosissimi e forse non era lo stesso all'epoca, ero giovane, stupida probabilmente. Comunque questo libro, appunto, come si dice nella dedica che questa persona mi ha lasciato, la letteratura Yiddish è veramente un mondo a parte. Io ho letto veramente ancora troppo poco al riguardo, quindi mi riprometto di recuperare questa lettura quanto prima, perché la protagonista è un adolescente il cui padre, viene coinvolto nella tragedia di Guernica nel 37 e che fa, questa ragazzina fa un percorso riguardante la religione molto particolare. Quindi assolutamente, forse non era il momento giusto della vita, non lo so. Comunque, questo è un libro che voglio assolutamente recuperare nei prossimi mesi e appunto immergermici e godermelo come non ho fatto all'epoca in cui mi è stato regalato. Il secondo, e qui ritornano caratteristiche comuni, è un libro di David Grossman che si intitola Ad un cerbiatto somiglia al mio amore. Anche questo mi è stato regalato, era un Natale, non ricordo precisamente quanti anni fa, ma deve essere stato come minimo 7. E questo libro racconta una storia sullo sfondo della guerra dei 6 giorni in Israele e parla dell'intreccio di amore e amicizia tra tre personaggi, che
che si perderanno, si ritroveranno, questo è sempre un tema che a me affascina tantissimo nei libri, quindi sono decisamente molto, molto curiosa. Io ho letto solo un altro libro di David Grossman che è Che tu sia per me il coltello. E quel libro per me è veramente una ferita aperta perché l'ho letto in, una, in un momento della mia vita che riconduco a quel libro e che non mi fa piacere ricordare, diciamo. Quindi David Grossman per me purtroppo è stato segnato da quell'esperienza, ma ci tengo tantissimo a recuperare questa lettura. Tra l'altro all'epoca la persona che me l'ha regalato mi disse che nonostante la mole, perché si parla di quasi 800 pagine, è uno di quei libri che si legge molto velocemente e che ti, insomma, ti coinvolge molto. Quindi Ad un cerbiatto somiglia al mio amore, secondo me il 2019 sarà il suo anno, prima o poi. Poi scendiamo a livelli di vergogna così così con un libro che ho, ho voluto tantissimo e poi non si sa perché non ho ancora letto, comprato quando vivevo ancora in Olanda, quindi si parla di comunque un bel po' di anni fa. E questo libro l'avevo comprato tra l'altro in un negozio di seconda mano, anche perché mi era piaciuta tantissimo l'edizione, ma era veramente sulla mia wishlist da tanto tempo e poi non si sa perché io non l'abbia ancora letto. Questo è Il romanzo d'esordio di Zadie Smith ed è appunto White Teeth, ambientato in una Londra multiculturale degli anni 70. All'epoca fu un caso letterario, quindi perché sei ancora qui e non ti ho ancora letto, non lo so, recupererò, lo prometto. Questi sono appunto tutti libri che quando li rivedo, cioè mi viene voglia di leggerli, quindi non è proprio questione di averli dimenticati da qualche parte, anche perché io tendo a non tenermi i libri che non sono interessata a tenermi, quindi boh, vai tu a capire. Il prossimo libro invece è legato ad un ricordo bello, l'ho trovato in un angolo di Book Crossing in un posto particolarissimo ad Amsterdam che era una sorta di centro culturale ristorante su una barca. Però non vivevo già più in Olanda, è stata una volta che sono ritornata in Olanda dopo averci vissuto, ed è The Secret History di Donna Tartt, che in italiano si intitola Dio di illusioni. Questo libro ho letto, l'ho visto consigliato veramente ovunque, perché pare che abbia una trama non solo avvincente, proprio profonda. Il libro è ambientato in un college in cui questo gruppo di ragazzi ricchi, viziati e soprattutto annoiati si ritrova a passare del tempo insieme tra droga, alcol, piaceri di vario genere, ma soprattutto a in qualche modo consolidare il loro rapporto intorno ad un crimine che hanno commesso. E qui voglio dire, gli ingredienti ci sono tutti. E sono molto curiosa di leggerlo, sono spaventata, un po' come mi capitava con Ali Smith, e facevo abbastanza bene ad essere spaventata, dalla scrittura. Ho paura che sia un po' advanced come lettura inglese, però ci voglio provare e mi riprometto anche lui prima o poi di recuperarlo. I prossimi due e ultimi, gli ultimi due libri di questa lista, devo dire che a livello di vergogna siamo un po' a livello di vergogna moderata, perché insomma sono libri che ho da un po', però non da tantissimo tempo, ma soprattutto sono due libri che io voglio leggere tantissimo e non capisco perché il loro turno non arrivi mai. Comunque, il primo, che è di Murakami Haruki, lo conoscerete tutti, L'uccello che girava le viti del mondo. Questo libro non solo mi si rigirava in testa da un po' pensando che ce l'avevo lì, non l'avevo ancora letto, ma viene citato come un capolavoro da Patti Smith nel suo M-Train, e lì mi sono detta, sarebbe stupido veramente non dargli una possibilità e godermelo anch'io, visto che lei ne parla come di un capolavoro. Questo libro tra l'altro mi è stato recentemente di nuovo nominato dalla mia amica Alice, dei cui gusti letterari mi fido tantissimo, proprio in una lista di libri che ci stavamo consigliando a vicenda dopo il primo book swap che ho organizzato qui a Berlino, e quindi ho detto no, è ritornato anche qui, va letto assolutamente. Quindi tutti i segni mi stanno dicendo che questo libro va letto, quindi prima o poi, più prima che poi, spero nel 2019
avanti anche con L'uccello che girava le viti del mondo, che tra l'altro io ho letto già qualche libro di Murakami. Mi sembra di capire che questi elementi apparentemente insignificanti, ma in qualche modo misteriosi, che si verificano nelle vite, nella quotidianità delle persone, ritorni anche qui, quindi prima o poi anche questo. L'ultimo libro che vi cito, siamo qui a livelli di vergogna, per i miei standard veramente bassi, perché l'ho comprato un anno e mezzo fa durante un viaggio in Inghilterra, ed è The Girls di Emma Klein. Questo l'avevo visto anche qui nominato e fotografato in tutte le salse. Pure questo io lo voglio leggere tantissimo, non so come mai sia ancora lì in attesa. Comunque, questo libro narra in versione un po' romanzata le vicende della setta di Charles Manson. Narra di questa giovanissima adolescente che, colpita da queste ragazze, appunto, The Girls, che lei vede nel suo villaggio. Così belle, misteriose, libere, felici all'apparenza, viene insomma attirata all'interno di questa setta. E, credo che l'autrice che l'ha scritta, Emma Klein, sia a sua volta giovanissima, quindi assolutamente questo libro lo devo recuperare al più presto. E con questo la mia pila dei libri della vergogna vi saluta. E recupererò tutte queste letture presto o tardi, spero nel corso del prossimo anno. Grazie mille ancora una volta per aver passato del tempo con me anche oggi. Se vi va, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!